Allora possiamo proseguire la conversazione di oggi sull'Europa e sul suo futuro con la prossima sessione, che è dedicata non tanto a quanto accade all'interno dell'Europa quanto invece a quanto accade all'esterno dell'Europa e il modo in cui l'Unione Europea si muove in un mondo sempre più frammentato o quantomeno caratterizzato da una crescente competizione su vari piani fra diversi attori internazionali, grandi potenze, Stati Uniti, Cina in primo luogo, come dicevo, su vari, in vari ambiti, dalla geopolitica tradizionale anche però a nuovi settori in cui la competizione ha assunto un elemento strategico, un elemento proprio geopolitico, come per esempio la sfera del digitale, e anche invece ad ambiti che per loro natura sono transnazionali, il clima per eccellenza, e che conseguentemente richiedono una risposta il più possibile internazionale, coordinata, una governance il più possibile globale. E per discutere questi temi il panel è di eccezionale rilievo. Accanto a me, l'unica persona presente di persona è Rosa Balfour, che è una grandissima esperta di relazioni internazionali, in particolar modo di politica estera europea. In questo Rosa ha un curriculum molto lungo, in questo momento da quasi 2 anni, credo, un anno e mezzo, dirige il Carnegie Center a Bruxelles, uno dei 5 centri globali di questa grande istituzione con sede centrale a Washington, il Carnegie Endowment for International Peace. E collegati invece da remoto Piero Fassino, che è presidente della Commissione Esteri. Insomma, c'è bisogno che lo presenti, il suo curriculum è lunghissimo, però ultimamente sempre di più Fassino si è occupato di questioni estere, e quindi avremo da lui una valutazione più specifica magari per quanto riguarda il ruolo dell'Italia nella gestione della politica, nella gestione della produzione di politica estera europea, così come l'avremo da Marta Grande, che è presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Infine abbiamo collegato, credo da Stoccolma, la direttrice degli studi del SIPRI, che è un importantissimo centro studi europeo che si occupa in particolare di controllo degli armamenti e non proliferazione, Sibyl Bawa. Dunque, possiamo cominciare. Io saluto tutti i presenti, ribadisco che questa, diciamo, la conversazione è in italiano ma con traduzione simultanea, quindi questo è il motivo per cui io mi sto esprimendo in italiano, e darei la parola in primo luogo a Rosa, chiedendogli di fare il punto in particolare sulle ambizioni che l'Unione Europea negli ultimi anni, soprattutto da quando ha preso le mosse, diciamo, da quando è stata inaugurata la commissione presieduta da Ursula von der Leyen, le ambizioni riguardo la sua agenda internazionale. Un'agenda che Ursula von der Leyen declinò in 3 grandi dimensioni: una, quella del clima, che naturalmente ha una dimensione interna ma una diretta rilevanza globale; la dimensione, diciamo, digitale, che ha una grandissima rilevanza interna ma sempre di più anche una ripercussione, diciamo, di carattere internazionale; e poi l'ambizione più, diciamo, più in qualche modo più inusuale per un'istituzione europea, quella di rendere l'Unione Europea un attore geopolitico, quindi un attore di sicurezza credibile sul piano internazionale. Rosa, la parola a te. Grazie Riccardo, è un piacere essere qui. Secondo me l'Europa sul fronte della sua dimensione internazionale si trova in un momento forse paradossale, forse anche schizofrenico. Da un lato, grazie alla pandemia, ha trovato le risorse per poter fare questo investimento e affrontare le grandi sfide sistemiche, quindi clima e trasformazione digitale.
E questo, in questo senso, come attore internazionale, è veramente riuscita ad affrontare quelle che sono le sfide del XXI secolo e a trovare le risorse politiche, economiche per farlo. Dall'altra, invece, da un punto di vista geopolitico, l'Europa resta un attore molto debole. Ci sono vari motivi per questo, li dirò in un momento, ma bisogna anche vedere fino a che punto l'Unione Europea riesce a tradurre in azione esterna quelli che sono gli obiettivi di transizione ecologica e digitale. Quindi sono due dimensioni in cui l'Unione Europea deve muoversi sul fronte internazionale. Il primo, appunto, è il contesto geopolitico. Viviamo in un mondo che è diventato più pericoloso, in un sistema internazionale sempre più fragile, dove la rivalità tra Cina e Stati Uniti sta peggiorando di giorno in giorno e dove vediamo sempre più attori autoritari che si imbarcano in avventure in politica estera che sono pericolose. Mentre parliamo, le truppe russe si stanno ammassando sul confine con l'Ucraina. E non sappiamo l'Europa come risponderà a questo tipo di minacce. Queste sono minacce esistenziali. E la Turchia si è imbarcata in varie avventure nell'est del Mediterraneo, rispetto a Cipro, rispetto alla Grecia. Quindi sono dei contesti molto fragili in cui un conflitto può nascere quasi per errore. E l'Unione Europea, rispetto a queste sfide, continua ad essere piuttosto incapace. Continua ad esserlo perché non trova una convergenza a 27, non trova una convergenza anche solo di apprezzamento di quali sono i rischi che condividiamo, non trova una convergenza su come rispondere a certe sfide e con quale cappello, se è NATO, se è Unione Europea, se è paesi membri in ordine sparso, se è attraverso coalizioni per affrontare certe tematiche. Non sembra neanche sapere bene quali sono i partner e gli alleati. Dopo l'esperienza Trump ci sono ancora incertezze e sospetti rispetto agli Stati Uniti e al loro ruolo internazionale. Quindi da questo punto di vista continuano ad esserci delle grandi debolezze europee in un mondo che è diventato più pericoloso. Quindi tanto quanto l'Unione Europea non è riuscita a risolvere le proprie divergenze interne e forse alcune sono anche peggiorate, tanto più è diventato pericoloso il mondo fuori. La seconda cosa che vorrei sottolineare riguarda fino a che punto l'Unione Europea sarà in grado di tradurre questi grandi obiettivi sistemici in azione esterna. Il Team Europe, che è questo pacchetto, per affrontare la crisi della pandemia, comprende una dimensione di aiuto esterno. Però se andiamo a guardare i trend, vediamo che la divergenza tra mondo sviluppato e mondo in via di sviluppo sta solo crescendo. Vediamo che la pandemia avrà un impatto sul sud globale devastante e che c'è un rischio di un regresso sul fronte dello sviluppo economico, dello sviluppo economico e quindi che il sud del mondo rischia di essere incastrato in un percorso di povertà che l'Unione Europea e l'Occidente in generale stanno faticando ad affrontare. Se guardiamo fino a che punto l'Occidente, perché qui non è soltanto Europa, anche Stati Uniti e anche Cina, che ormai è mondo sviluppato e non più mondo in via di sviluppo, se vediamo fino a che punto hanno adempiuto ai loro impegni per quanto riguarda il trasferimento di vaccini e di capacità vaccinale e di capacità di creare il vaccino nel sud del mondo, e l'Unione Europea non è messa tanto bene, sia per quanto riguarda COVAX, sia per quanto riguarda finanziamento al mondo in via di sviluppo. Credo che la variante Omicron racchiuda un pochino questa storia. Ci siamo impegnati sul fronte interno, ci siamo impegnati a vaccinare gli europei, ci siamo impegnati a produrre, è un'occasione storica quella che ha compiuto l'Unione Europea con il Recovery Fund e con questo nuovo investimento sulla transizione
ecologica e digitale, ma se lo facciamo da soli serve a poco. E quindi resta da vedere, perché appunto siamo ancora agli inizi, resta da vedere fino a che punto l'Unione Europea riesce a mettere in atto queste politiche per portarsi dietro il mondo in via di sviluppo. E questo, da una parte c'è la questione degli aiuti, dall'altra c'è la questione di riforma delle istituzioni multilaterali. E anche qui bisogna vedere che tipo di battaglie l'Unione Europea porterà avanti. Finisco qui, mi fermo qui per ora. Grazie Rosa. Grazie Rosa. E in realtà finisci proprio sul punto che vorrei spingere l'onorevole Fassino a fare una riflessione a riguardo, e cioè le modalità possibili attraverso le quali l'Unione Europea può effettivamente avanzare la sua agenda globale su diversi fronti, commercio, clima, digitale, ma anche politica, politica e sicurezza internazionale. E Rosa ricordava l'impreparazione degli stati membri dell'UE a far fronte a potenziali crisi o addirittura conflitti che possono scatenarsi o innescarsi addirittura per caso o per un incidente. E ricordava anche un punto essenziale, credo, che sia quello dell'incertezza dell'Unione Europea riguardo alle proprie partnership, alle proprie alleanze. Un'incertezza che a volte contribuisce a paralizzare o quantomeno a complicare il processo di definizione di una posizione comune e di un'azione che consegua a quell'azione. Quindi questo, diciamo, è l'argomento sul quale vorrei che l'onorevole Fassino si dilungasse, e a lei la parola. Va bene, grazie di questo invito a lei, a tutti i partecipanti, a Rosa. Ma io penso, condivido le considerazioni che faceva nell'introduzione Rosa, con una specificazione, che l'euro è una grande scelta non solo economica ma geopolitica, quindi questo, diciamo, penso che l'elemento di forza anche geopolitico che l'euro dà è rilevante, ma condivido, diciamo, la riflessione che faceva introduttiva. Allora, per me il problema è questo: l'Unione Europea esce da anni nei quali la sua coesione si è ridotta. Se pensiamo a Brexit, se pensiamo a Visegrad, se pensiamo ai paesi frugali, cioè c'è, diciamo, stato dentro ovviamente l'Unione Europea, un quadro istituzionale unitario, dentro un quadro in cui ogni paese europeo, adesso a parte Brexit, dice che vuole continuare a essere membro dell'Unione, che crede nell'Unione, però di fatto si è accentuata la dimensione intergovernativa di vita dell'Unione. E nella intergovernatività sono cresciute evidentemente le divaricazioni, perché l'intergovernatività per definizione porta a enfatizzare la tutela della posizione nazionale rispetto alla condivisione di una posizione comunitaria. Allora, se è così, io penso che l'Unione Europea è di fronte a un bivio, e cioè alla necessità di mettere in campo una terza fase, come la chiamo io, del processo di integrazione. La prima fase è stata quella dei padri fondatori, dal Trattato di Roma fino all'atto unico e poi a Maastricht. La seconda fase è Maastricht, euro, allargamento, e arriva fino a noi. E oggi noi abbiamo bisogno di una terza fase del processo di integrazione. L'Unione Europea si è data addirittura un contenitore per una riflessione di questo genere, che è la conferenza sul futuro dell'Europa. Io mi auguro che, oltre che un contenitore, si abbia la consapevolezza e la percezione che non basta il livello di integrazione a cui noi siamo giunti. L'Unione Europea, per un verso, è il luogo nel mondo dove si sono sviluppati i più alti gradi di integrazione sovranazionale. Però in ogni pilastro, in ogni tema, l'Unione Europea è in mezzo al guado. Abbiamo un mercato unico e euro, ma non abbiamo una politica industriale comune, una politica fiscale comune. Abbiamo Schengen, ma questo è un primo passo, ma non abbiamo ancora una cittadinanza comune. Abbiamo sviluppato con i fondi comunitari una politica di riequilibrio nelle dinamiche di sviluppo, ma questo non si è tradotto ancora in una vera politica, diciamo, economica e sociale comune. Covid ha dimostrato che ci sono settori fino adesso considerati tutto sommato consegnati alla,
alla sovranità nazionale come la tutela sanitaria, che in realtà richiedono un salto di qualità anche in termini di sovranazionalità. Il tema migratorio ci pone di fronte al problema che il regolamento di Dublino è un regolamento per regolare l'accesso, ma non è una politica migratoria comune. E anche la politica estera e di sicurezza comune è enunciata, c'è, nel senso che ogni giorno vorrei la persegue e la costruisce, c'è un alto rappresentante, che significativamente i ministri degli esteri dei paesi membri non hanno voluto chiamare ministro degli esteri europeo, nomina sunt consequentia rerum, credo che vada fatta questa considerazione. Abbiamo un servizio diplomatico europeo e via di questo passo. Però in ogni pilastro abbiamo bisogno di fare il salto in avanti. E questo è fondamentale, perché se non cresciamo il livello di integrazione in ogni materia, è chiaro che il grado di coesione è minato. Comunque è sempre esposto al prevalere la logica intergovernativa e quindi del prevalere delle posizioni nazionali sulle posizioni una posizione comune. Il caso libico è un caso chiaro. Finché Francia, Italia e altri paesi europei parlavano ognuno la propria lingua, in Libia c'era la guerra civile e la capacità della comunità internazionale di incidere, soprattutto dell'Unione Europea, era nulla. Le cose hanno cominciato a conoscere un verso diverso quando il ministro degli esteri italiano, tedesco e francese, cioè dei tre principali paesi dell'Unione, sono andati a Tripoli insieme, hanno parlato una sola lingua, e questo ha creato le condizioni per convocare la conferenza di Berlino e di far giocare un ruolo nel processo libico l'Unione Europea. E Borrelli ha potuto parlare. Si potrebbe fare il caso dei Balcani. Sono passati 26 anni da Dayton e 18 anni da Salonico. Cioè da due momenti nei quali l'Unione Europea ha detto ai paesi balcanici: la vostra sicurezza e la vostra stabilità sta nella vostra integrazione nell'Unione Europea. E quelli ci hanno creduto. Sta passando il tempo e le cose non trovano uno sbocco, no? Tant'è vero che in quei paesi comincia a manifestarsi frustrazione, delusione, riemergono le vecchie nostalgie etnocentriche. Guardate l'intervista stamattina su un grande quotidiano italiano di Dodik, il presidente della Repubblica Srpska, no? Che non ha nessuna paura di dire che lui lavora per separarsi, no? E tutto questo è figlio della lentezza europea. E la lentezza europea non è tanto la lentezza di Bruxelles, la lentezza di alcune capitali europee che, per ragioni che naturalmente si possono discutere, si devono discutere, però frenano e sono reticenti e renitenti di fronte a un tema che io invece considero strategico, perché tutto quello che è successo nei Balcani nei secoli ha sempre investito l'intero continente europeo. Quindi non stiamo facendo un favore a loro, stiamo facendo un favore anche a noi in termini di stabilità e di sicurezza. Ma chiusa la parentesi. Allora il problema è questo. Il problema è se si alza il livello di coesione, e in particolare per quello che riguarda la politica estera, la politica di difesa. È molto importante che l'Unione Europea sia arrivata alla conclusione di avere una politica di difesa europea, perché io ricordo che fino a 3-4 anni fa la difesa era una materia considerata esclusiva delle nazioni. Tanto è vero che a Bruxelles si riunivano i ministri dell'industria, dell'agricoltura, del lavoro, degli esteri, ma non c'era mai stata la riunione dei ministri della difesa. Solo da 3 anni che c'è un salto di qualità. Però deve essere chiaro che una politica di difesa europea presuppone una politica estera, perché se no non capisco dove si indirizza, con quali finalità e con quali obiettivi. E quindi il tema torna al tema di un salto di qualità nella politica estera. Con quali strumenti? Beh, io penso che alcuni strumenti sono indispensabili. Il primo è il modo di decidere, nel senso che la decisione all'unanimità in realtà si è trasformata nella consegna di un diritto di veto. Basta che un paese esprima opposizione e noi in politica estera siamo paralizzati. Allora, bisogna andare al voto a maggioranza, naturalmente maggioranza qualificata, con i meccanismi che sono tipici della maggioranza qualificata, per cui sia comunque una maggioranza di ampio consenso, ma questo può, semplificare, non risolvere del tutto, ma semplificare il tema del meccanismo decisionale. E poi io credo bisogna dare
riconoscere all'alto rappresentante una qualche titolarità in più, perché poi l'alto rappresentante è chiamato a parlare a nome dell'Unione Europea, ma se ogni volta per parlare deve consultare 27 paesi, qualsiasi parola che esprime è poi sottoposta a un vaglio critico in 27 paesi, è chiaro che la sua autorevolezza è molto limitata. Quindi bisogna riconoscere una qualche prerogativa in più all'alto rappresentante che gli consenta, naturalmente sempre in un rapporto col Consiglio europeo, con i governi, però di avere margini per gestire la politica estera europea più forti. Io penso che questo sia il nodo. Poi questo nodo si può trasferire in tante altre materie. Senza una politica fiscale armonizzata, non dico ancora una politica fiscale comune, ma armonizzata, diventa complicato passare da un mercato unico a una politica economica comune, no? Così come le regole di ingaggio per gli investimenti stranieri nei paesi europei devono essere regole omogenee, perché se no noi abbiamo un dumping interno al mercato. Perché alcune aziende italiane si sono trasferite in Slovacchia, non in Cina, in Slovacchia, membro dell'Unione, perché c'è la flat tax al 17% e c'è un dumping fiscale che determina una sleale concorrenza tra paesi europei. Quindi questo è un altro esempio. E così si potrebbe, la politica migratoria, o noi decidiamo finalmente, come ha proposto la von der Leyen, ma quella proposta per adesso è sul tavolo, osteggiata da almeno 8 dei 27 paesi dell'Unione, o noi abbiamo un salto di qualità, o se no la politica migratoria sarà sempre un tema divisivo, no? Al punto che se non si riesce a fare a 27, io sono favorevole a una coalition of willing. Intanto facciamo un accordo tra tutti quelli che ci stanno per una gestione comune della politica migratoria. Quindi il problema è come si determina un salto in avanti. Questo a me sembra sia il nodo e io mi auguro che questo nodo sia affrontato. C'è una presidenza molto importante da gennaio, che è la presidenza francese. Quindi è vero che c'è un passaggio elettorale in mezzo alla presidenza, però l'autorevolezza di un presidente come Macron, che parlò appena insediatosi di sovranità europea nel famoso discorso alla Sorbona, ripetuto nel discorso ad Atene, quindi che un presidente francese parli di sovranità europea non era scontato, ne ha parlato anche qualche giorno fa a Roma in occasione della sottoscrizione del Trattato del Quirinale. Speriamo che questa presidenza sia capace di imprimere questa spinta e questa svolta. Grazie. Grazie onorevole, e a questo punto io passerei la parola a Sibyl Bauer a Stoccolma per chiederle di discutere una questione che è molto molto rilevante per gli Stati membri dell'Unione Europea, ma che presuppone, che è quella del controllo degli armamenti e della proliferazione in particolar modo nucleare, ma anche della crescente rilevanza delle tecnologie nella competizione interstatale. Dicevo, quindi, una questione piuttosto ampia e piuttosto rilevante per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, ma su cui l'Unione Europea fatica a far sentire la propria voce, forse proprio perché si tratta di questioni per eccellenza di sicurezza e che pertanto presuppongono uno hard power, come si dice in inglese, cioè una capacità, una forza militare strategica di rilievo da parte degli attori che poi definiscono le regole di questo ambito politico, che però, ribadisco, ha una diretta rilevanza per la sicurezza degli Stati membri dell'UE e anche per i cittadini degli Stati membri. Quindi vorrei chiedere a Sibyl una riflessione su come l'Unione Europea può in qualche modo caratterizzarsi come attore di sicurezza, ritagliandosi un ruolo in particolar modo sulla questione del controllo degli armamenti, della proliferazione e dell'emergere di nuove tecnologie. Sibyl, the floor is yours. Thank you very much for the question. Just trying out the interpretation. I'm very sorry that I can't speak to you in Italian, so I'll be speaking to you in English. Mm-hmm. So you're very right that geopolitical tensions are very much at the core of the crisis of arms control that we are seeing today. And we're also seeing modernization of nuclear arms arsenals around the world.
But what's interesting about the EU is that the EU actually includes now one nuclear weapon state in the past two, but also umbrella states, those who are in favor of a treaty banning nuclear weapons and anything in between. So in a way, the EU is like a microcosm of the whole world. So if the EU can actually find a common voice in this area, that's also a very strong signal to the world that constructive engagement in this very difficult area is possible. And the test case for this will be quite soon, because we have the review conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons coming up in January. And we also have the first parties of the members of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in March. Meno che ci sia un problema di voce, aspetta, forse di volume. I hear a lot of feedback. Can I continue? Yes, just a second. Onorevole Fassino, c'è il microfono aperto, credo. Perché... Sì, le segnalo che non funziona la traduzione in italiano della Svezia. Ah, mi dicono, Sibyl, apparently there is a problem with the simultaneous translation. Chiedo aiuto al supporto tecnico. Un minuto. 1 minute, Sibylla. I'm sorry for this. No problem. Again, 1 minute, they tell me. It was working before for you, however. Sibylla. It's fine. Okay, so the English translation of the Italian or the interventions in Italian? You could. Yes, I could hear that beforehand. Should I just keep going in English? They tell me just for a second. Okay. Okay. So basically, they're having a problem with the translation from English to Italian. So they asked me if we could switch to Marta Grande and then get back to you. And in the meantime, they will try to solve the problem. I'm sorry for that. Would that be okay? No problem. Thank you. Allora, c'è questo problema tecnico e speriamo di risolvere in fretta. Nel frattempo, per evitare di sprecare tempo prezioso, coinvolgerei l'onorevole Marta Grande, che, come dicevo prima, presiede la delegazione parlamentare presso il Consiglio d'Europa, che, lo ricordo ai presenti e a chi ci ascolta, è un organismo internazionale distinto dall'Unione Europea, nonostante nonostante il nome possa far pensare al contrario. Io spero che l'onorevole Grande sia collegata, mi sente? È così? Sì, ci sono, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, grazie per essere con noi. La domanda che io le volevo porre, naturalmente però ha libertà di elaborare nella direzione che preferisce, riguarda il nesso che finora non è ancora emerso fra la politica estera europea. Abbiamo parlato molto di questa dimensione sempre più strategica, geopolitica, di sicurezza, e quella che una volta era, almeno da parte dei fautori dell'Unione Europea, considerata il carattere distintivo di questa azione internazionale, cioè una dimensione normativa, che naturalmente è centrale poi anche all'azione del Consiglio d'Europa. Secondo lei, quindi, in che
in che modo è possibile riconciliare in questo mondo un po' più minaccioso questa vocazione o questa, questo tradizionale approccio verso questioni come i diritti umani, democrazia, difesa delle minoranze, che era considerato così centrale all'azione esterna dell'Unione Europea. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, anch'io mi collego online, ma purtroppo i nostri lavori ci limitano un po' anche negli spostamenti. Sì, insomma, la domanda è estremamente ampia e complessa, cercherò di argomentarla legandomi anche a quella che diceva il collega Fassino, che è estremamente giusto, cioè l'Unione Europea è nel mezzo di una fase di transizione che è stata sviluppata velocemente ed ampiamente sotto vari profili nel corso degli anni, ma che ai noi non ha trovato poi una conclusione per una serie di difficoltà che sono state poste e veti che sono stati posti spesso e volentieri da parte degli stati membri nazionali sotto determinati aspetti che erano assolutamente strategici e che continuano ad esserlo, ma che oggi in un mondo che è completamente cambiato e che vede le sue relazioni accadere in modo diverso rispetto a quanto non fosse nei decenni passati, vede appunto questi aspetti diventare strategici e quindi fondamentale cercare di dare un input affinché si arrivi ad una ad un lavoro effettivamente comune, ad uno sforzo comune piuttosto che nazionale. E anche i diritti umani e la politica estera sono assolutamente parte di questa grande strategia che andrà portata avanti. Per una serie di motivi. Innanzitutto l'Unione Europea che si è fondata su un principio, quello del rispetto della vita e dei diritti umani, si trova oggi ad essere circondata da situazioni di forte instabilità che portano anche ad una costante violazione dei diritti umani. Pensiamo per esempio alla Bielorussia, pensiamo a cosa sta accadendo ed è accaduto negli anni in Siria e Libia, pensiamo alle relazioni che ha l'Unione Europea con la Turchia, e quanto sia importante continuare ad essere un'area geografica attrattiva anche per quanto riguarda l'aspetto valoriale. L'Unione Europea fino ad oggi è riuscita a dimostrare che, partendo da dei valori comuni e condivisi, si può comunque integrare le economie e la storia di fatto dei paesi con dei valori e con dei principi comuni. Ecco, il tema dei diritti umani ora in questa fase è anche quello di applicarli, nel senso che vediamo delle violazioni costanti, palesi, anche strumentali, pensiamo al tema per esempio dell'immigrazione sia ad est che a sud dell'Unione Europea, come viene usata anche strumentalmente da parte di alcuni paesi che la utilizzano come materia di vera e propria politica estera, e la risposta che noi siamo in grado di dare. I diritti umani oggi sono parte fondamentale della nostra attualità. Pensiamo per esempio alle grandi manifestazioni che stanno facendo i ragazzi in tutta Europa per quanto riguarda l'ambiente. Quello è un aspetto fondamentale dei diritti umani della persona e delle popolazioni, tanto quanto lo Stato di diritto, il tema della democrazia. Questi sono appunto elementi fondativi dei nostri paesi che vengono ripresi e che stanno diventando sempre più importanti e più rilevanti in tema di politica estera. Pensiamo per esempio gli scontri politici che ci sono stati tra gli Stati Uniti e la Cina, se ne parlava prima, oppure il forum sulla democrazia che è stato organizzato dal presidente Biden. Quindi quanto questi argomenti siano all'ordine del giorno e quanto noi che siamo di fatto il continente che su questo ha basato la nostra unione non riusciamo spesso e volentieri a dare delle soluzioni, a dare delle risposte, ad agire in maniera coordinata. E penso per esempio all'argomento di ultimissima attualità, che è quello dei migranti ai confini tra Polonia e Bielorussia. Quindi il nostro continente ha la necessità di attuare quei principi e quei valori che abbiamo reso comuni, che abbiamo voluto essere la base della nostra unione, e lo fa spesso attraverso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che però è tutt'altro, esattamente come il Consiglio d'Europa, rispetto a poi i veri strumenti dell'Unione Europea
che dovremmo in qualche modo ricreare e rafforzare. Ecco, quindi in conclusione, la nostra unione si basa su questo, è parte del nostro DNA, della nostra storia, della nostra cultura, della nostra filosofia. Manca però una concretezza di politica estera, una concretezza di difesa comune. Per decenni si è parlato di una produzione comune di armamenti, si è parlato di una un esercito comune europeo, è arrivato il momento adesso che gli equilibri stanno cambiando a livello internazionale, che alcuni paesi stanno diventando sempre più rilevanti, che l'Unione Europea è sempre più sotto attacco da parte di soggetti terzi, è appunto arrivato il momento di fare un passo in avanti. E mi ricollego a quello che diceva il collega Fassino. Credo che ci siano assolutamente le possibilità, le personalità politiche per farlo e per dare un pulso a questa nuova fase. Sta veramente all'azione poi dei singoli stati membri, dei singoli parlamenti, dei singoli politici a farla. Grazie. Grazie, grazie onorevole Grandi. Possiamo tornare? Mi dicono che il problema è stato risolto, quindi, o dovrebbe essere risolto. Possiamo tornare da Sibilla. Speriamo che sia stato risolto. Possiamo tornare da Sibilla a Stoccolma. No, il problema non è stato risolto. Oh sì? Ci proviamo. Sibilla, if you can hear me. Non so se Bauer ci sente da Stoccolma. Io non la vedo sul monitor. Ah, io, ok. I can see you, but I cannot hear you now. Which is getting embarrassing. See you, but we don't hear you. Okay. Can you hear us? Please let me know. I'll just start speaking. Let me know when you can hear what I say. Can you hear me now? Zibi, let's try. Can you hear me now? No, we cannot hear you. Is it anything to do with the interpretation function, no, or is it just now we hear you very well? Okay. Now we can hear you very well. Is the translation on? Is it working? Sta funzionando? Okay. Allora, let's try again. Riproviamo. Sibilla, you were talking about how the EU is a microcosm of the dynamics characterizing the non-proliferation arms control policy dimension. Perhaps you may want to pick up from where you left off. Exactly, no problem at all. So it's a very important area. It's the EU, because of its microcosm function, can have a very important messaging power if it manages to find a common voice on issues that are difficult around the world. And I just gave the example of the upcoming treaty on the non-proliferation of nuclear weapons, which is in January, and also the upcoming first meeting of those countries that have signed on to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. So it will be difficult for the EU, but if the EU can find a common voice, that also means that the rest of the world should be able to do that. But I think one of the other very important points is that arms control is not just about nuclear weapons. So it's not just about reductions of nuclear arsenals, where the big powers do play the essential role. There are also other nuclear weapon states that need to be engaged with. Outside of the P5, there's India, there's Pakistan, there's also, for example, North Korea, where the EU could play a very, very important role in terms of engagement.
And then when you look at it, at arms control even more broadly, because it's not only nuclear, it's also about chemical weapons, it's about biological weapons, it's about missiles, it's about all sorts of conventional weapons and emerging technologies, the EU has a huge role to play, and it has actually already played quite a strong leadership role. So if you start with export control, which is also a part of arms control, the EU has had a very important normative function in terms of norm creation and norms diffusion. Dual use items, I should also explain, are those items that have both military and civilian applications. The EU recently adopted a new regulation on dual use export controls, where it was the first region in the world to adopt controls on cyber surveillance technology. So very much an example of the user normative power in action. And when you move on to conventional arms export controls, the EU is actually one of the biggest arms exporters in the world. So 1/4 of major conventional arms worldwide are exported by EU member states. So this is not just soft power, this is very much hard power. And the EU on the positive side has played quite a strong normative role in terms of transparency. The EU has been very transparent about its arms export, and it's also been a very strong proponent of the Arms Trade Treaty. On the downside, the EU, of course, influences through its arms exports the regional stability dynamics and the prospects for regional arms control mechanisms. So this is also something where the EU very much has a strong role, not just on the soft power side. And the EU also, because of its financial power, has spent a lot of money in capacity building programs. So the EU has helped countries strengthen their export control systems on the dual use side, on the major arms side, and also with regards to small arms and light weapons, preventing diversion. So there's a lot that the EU has done, but as you also hinted at in the beginning, there's a lot more that the EU could do. And that is partly because of the change of technology, the speed of technology, that there are more actors involved in developing technologies, the private sector, and the diffusion of technology. So countries around the world have a role to play in this. The future of arms control, I very much believe, is creative and innovative. We need to rethink instruments, we have to find new instruments, and we have to think more upstream. So again, in the EU, there's a lot of technological innovation, and one of the new strands that's linked to arms control is what could be called upstream arms control. So it's about responsible innovation, it's about codes of conduct in industry, it's about codes of conduct among academia. And it's across the range of different fields, from quantum technologies to artificial intelligence, robotics, additive manufacturing, brain-computer interfaces, deepfakes, you name it, across the board. So their norms have to be developed about the development, about the use, about production, about transfers, about potential future weapons. And there, the EU is extremely well placed to play this role and work with other actors to move this forward. And there are actually some EU member states that have taken a leading role in this. The German government, together with their colleagues from the Netherlands and from Sweden, started an initiative on rethinking arms control. And then they also brought a few other member states in on board, including Finland, including the Czech Republic, really launching the thought process. So it's not just about normative power Europe, it's really about creative power Europe, how we can move this forward in a new way. It's a new challenge for everybody. Everybody's struggling with trying to find new solutions. And I think the EU is extremely well placed to help others find answers. And on the last point, one of the solutions for the future of arms control is also in confidence and trust building. And again, this is an area where the EU should contribute in itself, but also can play a role in facilitating dialogues and engagement worldwide. And perhaps let me end on a more positive forward-looking note. The EU has also played a role in supporting next generation initiatives, diversity and education. If we really want to move forward in the area of arms control, we need to invest in the next generation of arms control experts, which means we really need to make sure that
those who are studying today are informed that there are challenges that need to be taken on and that they're ready and qualified to move into this field. So there's plenty of scope for the EU to take forward in this area. Thanks, and back to you. Thanks so much, Sibylle. Grazie mille per queste considerazioni davvero interessanti. Io credo che Sibylle Bava ha messo l'accento su un aspetto che nel dibattito sulla cosiddetta sovranità europea, o usando un termine decisamente controverso, autonomia strategica dell'Unione Europea, e è messo in risalto di continuo, cioè il fatto che nonostante tutte le sue debolezze strutturali, istituzionali, le divisioni interne, l'Unione Europea comunque ha significative capacità di influenza internazionale e ultimamente si è in particolar modo posto l'accento sul suo cosiddetto regulatory power, cioè il potere di regolamentare naturalmente il mercato unico europeo, che però per dimensione e per questa capacità di iniziativa, per dimensione è un polo magnetico che attrae quindi l'attenzione e l'interesse di altre economie del mondo, che hanno quindi un certo interesse ad adeguarsi ai regolamenti dell'Unione Europea, perché da una parte sono necessari per investire e commerciare con l'Unione Europea, dall'altra, essendo i più restrittivi, sono diciamo l'ultimo standard. E in questo modo l'Unione Europea si è un po' scoperta, senza veramente che ci fosse un piano deliberato in precedenza, un attore di internazionale di primo piano. Però naturalmente il regulatory power non è sufficiente. Io adesso farò tre domande collegate fra loro e chiederò agli speaker di rispondere, naturalmente non a tutte e tre, però di prendere quello che ritengono più interessante di queste tre domande, che sono legate al discorso che stavo facendo, perché dicevo il regulatory power, il potere regolamentare, regolativo non è sufficiente, c'è bisogno, Fassino diceva, di una nuova fase di integrazione. Certamente la soluzione istituzionale ai problemi dell'Unione Europea, in particolar modo per quanto riguarda l'efficacia della sua politica internazionale, è una soluzione sulla carta ideale. E il problema è che il momento politico, da una parte, il momento politico geopolitico, da una parte sembra decisamente spingere in quella direzione, perché sempre più c'è una domanda, c'è una richiesta, c'è una necessità perché l'Unione agisca di comune accordo e quindi anche attraverso un processo di decisione che non si intoppi ogni volta in un veto nazionale, ma dall'altra il contesto politico interno non sembra poi così tanto favorevole a questo tipo di sviluppo. Per esempio una votazione a maggioranza per quanto qualificata di politica estera, che magari implichi l'uso di forze armate, e potrebbe essere sentita come imposta dagli stati che fossero nella minoranza. Questo è solo un esempio. Quindi la mia domanda è come innanzitutto poter riconciliare l'accento e questa domanda di maggiore sovranità, che poi nasconde una domanda di maggiore controllo, di maggiore protezione, con la prospettiva di integrazione europea. Può l'idea di una sovranità europea, di un'autonomia strategica europea essere in qualche modo riconciliata con l'idea di una sovranità nazionale intesa come controllo e controllo dei confini, protezione dell'economia, promozione degli interessi nazionali che effettivamente sono meglio promossi e difesi a livello europeo piuttosto che a livello nazionale? È possibile questa strada? E se questa è la strada, cioè l'Europa potenza come nuovo diciamo motore propulsivo dell'integrazione, e come conciliare questo con la dimensione normativa? E parlo di norme nel senso di valori, non norme nel senso di regole, perché a un certo punto ci sono dei cortocircuiti. Se noi dobbiamo collaborare con la Russia e con la Cina, e per quanto possibile è necessario fare
dei compromessi, forse, o no, dipende dalle scelte politiche, però sono scelte politiche che implicano dei costi. Sempre di più è difficile criticare la Cina sulla significazione forzata di turchi uiguri in Xinjiang, sulle restrizioni alla democrazia a Hong Kong, e così via, allo stesso tempo aspettarsi lo stesso tipo di collaborazione su fronti di comune interesse come il clima o sul fronte economico. Sulla Russia, la Russia è anche più intrattabile. E il caso della migrazione è eloquente per quanto riguarda la difficoltà di conciliare obiettivi di politica estera che a quanto pare sono stati definiti solo come un blocco, cioè come un controllo dell'immigrazione, nel senso di una riduzione dei flussi migratori, con principi di rispetto dei diritti umani. Quindi queste sono le questioni aperte. Innanzitutto, come riconciliare diciamo, le diverse istanze interne a livello politico con una necessità di natura funzionale di rendere l'Unione più integrata. Come fare? E il secondo è come è davvero l'Europa potenza, la strada, e se lo è, come riconciliare questo sviluppo con la dimensione normativa. Io andrei in ordine inverso questa volta e chiederei a Sibille di intervenire per prima. Noi abbiamo circa 10 minuti, credo, 15 minuti, e comunque chiedo di essere brevi per quanto possibile. Sibille, again, the floor is yours. Yes, thank you very much. It's an interesting question, and sometimes I think that this opposing of soft power with hard power is a bit artificial. Sometimes I think hard power can achieve more, soft power can achieve more than hard power. And again, when I look back, the example of norm creation in the export control field, it was not the EU trying to impose its norm of the rest of the world, but it was something that happened de facto because of its economic influence. So I think that is something that you also illustrate in the earlier point that you made, where the EU has a control list, and because countries around the world want to trade with the EU and want to be involved with the EU, the most practical thing is to have the same rules as Europe. So that's just one example of when you don't need to focus on the hard power part to really make big changes. And it's been quite astonishing how the standards of the EU have become the reference point in countries around the world. The other point that I really want to say is that also in a broader more philosophical note is that sometimes the voices that I hear from the outside is that the EU is far too busy with itself to engage with the rest of the world. So I think for me, the key message is really engagement, engagement, engagement. So rather than being so inward looking that the EU is occupied with itself and with the differences between itself, if you really focus on the big questions and challenges that are to be resolved, then there should be enough of a motivation to work together. And some of the issues that I work on are, I mean, they are very serious. If you talk about nuclear crisis risks and the risk that there may be cyber hacking into nuclear command and control systems, and also in the biological field where we've now all seen the risks of a pandemic, but nobody's paid attention to biological weapons risks beforehand. So I think really realizing the challenge of what is at hand will be the way to move us forward. And just one last point on, again, using the example of arms export controls, there are common standards in the EU that are enforced at national level. So there has always been a combination of what's done through national sovereignty and what's done at the European level through common values. But because there is no truly common foreign policy on a range of issues that had led this has led to very, very different and not very consistent national decisions, which are also quite obvious to the outside world. So I think that the big goal to be found is really overcoming those differences in the interest of tackling what are real challenges to be resolved. So thank you, and back to you. Thank you so much, Sibille. Onorevole Grande, la parola a lei. E Sibille diceva engagement, engagement, engagement. È possibile fare un engagement se l'Europa non ha una potenza
alle sue spalle, data anche da una coesione politica? L'engagement sono totalmente d'accordo e credo che in realtà la coesione politica si possa trovare e credo che si sia per aprire una nuova fase a livello politico europeo. Il fatto che ci siano state elezioni in Germania, ci saranno a breve, in giro di pochissimo anche in Francia e poi in Italia, lascia spazio ad una nuova vera e propria fase politica che sarà molto interessante da guardare. E anche il ruolo che avrà poi nei prossimi anni il presidente Draghi sarà particolarmente rilevante, sia qualora appunto rimanesse nel nostro paese, sia qualora decidesse di assumere altri ruoli a livello europei, sicuramente potrebbero tracciare una nuova linea di cooperazione e di collaborazione all'interno dei paesi. Il fatto che si sia firmato, per esempio, lo ricordava appunto il presidente Fassino, questo importante accordo tra l'Italia e Francia, fa intravedere che i tre paesi fondatori poi di quella che è stata ed è l'Unione Europea e possono realmente essere un vettore di rilancio per una nuova collaborazione che sarà decisamente più attuale di quella che appunto adesso è l'Unione Europea. Credo che stiamo per assistere ad un rilancio della nostra Unione e questo chiaramente passerà da delle relazioni diverse a livello di paesi, ma soprattutto di relazione da parte delle persone che guideranno questi paesi, questi tre paesi fondamentali per l'Unione Europea. Come si farà concretamente è la grande domanda, nel senso che poi inevitabilmente una volta che c'è un indirizzo politico, il come tra le varie maggioranze per scegliere determinate azioni di politica europea piuttosto che internazionale si vedranno e si capiranno. Però come dicevo, c'è troppa pressione in questa fase sulla politica anche interna dell'Unione Europea e dei paesi dell'Unione Europea, per cui non vedo altro se non questo tipo di rilancio. Cioè in questa fase o l'Unione Europea fa un passo in avanti o si blocca definitivamente. Sono molto più, diciamo, favorevole e fiduciosa nella prima. Grazie, e grazie mille, onorevole Grande. E lei mi ha dato uno spunto per coinvolgere l'onorevole Fassino e si parla dell'importanza della cooperazione di questi tre paesi, Italia, Francia e Germania, molto importante, molto molto significativo l'accordo del Quirinale. Il problema è che l'Unione è un'Unione a 27 e alcuni paesi hanno una tradizione nazionale che si sta stabilendo, che non è particolarmente favorevole o propensa ad accettare grandi balzi in avanti nell'integrazione, in particolar modo nell'Europa centro-orientale, ma anche in Europa settentrionale non c'è grandissimo entusiasmo e in questi stessi tre paesi, Francia, Germania e Italia, noi potremo avere dei cambiamenti politici in Francia l'anno prossimo, in Italia l'anno prossimo, quantomeno sicuramente nel 23, che potrebbero risultare in governi da sensibilità politica molto diversa. Quindi la domanda qui è proprio come riconciliare questa necessità di una terza fase di integrazione con un contesto politico che non è così consensualmente favorevole come era per esempio negli anni 90, che è stata la seconda fase. Ah, sì, dunque, sì, il tema naturalmente c'è tutto. Io penso che intanto ci sia un tema di battaglia culturale. Vede, quando si parla di sovranità europea, l'immediata reazione istintiva di molti è vabbè, ma allora perdiamo la sovranità nazionale. Mentre la sovranità europea non è un'espropriazione, perché chi sono i soci dell'Unione Europea? I soci dell'Unione Europea sono i 27 paesi che hanno deciso di farne parte. Quindi si passa da una sovranità nazionale a una sovranità europea che è una sovranità condivisa. Cioè gli italiani nel momento in cui c'è una sovranità europea non sono senza sovranità, sono partecipi di una sovranità comune. Se mi passa il paragone, è una società per azioni che abbia più soci, ciascun socio di quella società per azioni è azionista della società, non è azionista esclusivo, certo, ma è socio e il suo
il suo peso c'è evidentemente perché è partecipe della proprietà comune. Allora, io penso che bisogna fare una battaglia culturale e a questo connettere un secondo tema che è più facile da spiegare, ed è che non c'è tema di un qualche rilievo che possa essere risolto oggi soltanto sulla base di politiche nazionali. Ce lo dice il Covid, ce lo dicono le migrazioni, ce lo dice il climate change, insomma, ovunque ci giriamo. E anche gli interessi economici. Io vorrei far notare che da quando c'è l'accordo di libero scambio con il Giappone e l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Giappone e tra l'Unione Europea e il Canada, le esportazioni italiane in quei due paesi non hanno perso, sono aumentate del 20%. E la tutela dei marchi sulla base di quegli accordi è assai più tutelata oggi, la specificità dei prodotti, l'originalità dei prodotti, i marchi, di quanto non lo fosse quando non avevamo l'accordo di libero scambio. C'erano rapporti bilaterali che non avevano la stessa intensità e lo stesso livello di protezione. Allora, bisogna dare una battaglia culturale e naturalmente spiegare. A chi spiega che se alziamo muri siamo più difesi, bisogna spiegargli che 30 anni fa, quando è caduto il muro di Berlino, abbiamo tutti gioito perché percepivamo che la caduta di quel muro apriva alla libertà e alla democrazia per paesi e non abbiamo avuto paura di farlo. E siamo più sicuri oggi di quanto non lo fossimo allora, perché allora il rischio di una competizione anche bellica, perfino nucleare, tra campo comunista e campo occidentale, era il tema strategico su cui si fondava la politica di difesa di tutti i paesi, compresi i paesi europei. Allora, io credo che c'è un problema di battaglia culturale, primo. Secondo, c'è anche un problema istituzionale. Io penso che occorre stabilire un rapporto più stretto, si è detto molte volte e poi non lo si è fatto, più stretto tra Parlamento, tra istituzioni europee e istituzioni nazionali. Questo rapporto è stretto a livello governativo, perché c'è il Consiglio europeo, perché ci sono i consigli ministeriali, perché c'è l'Ecofin e tutte queste cose qua. Non c'è lo stesso rapporto tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali. E siccome i Parlamenti nazionali sono il luogo dove ci sono i rappresentanti della sovranità nazionale, se noi vogliamo costruire un ragionamento sulla sovranità europea che non confligga, e abbiamo bisogno di coinvolgere quelli che sono i titolari normativi e legislativi della sovranità nazionale, che sono i parlamenti nazionali. E quindi abbiamo bisogno, per esempio, a suo tempo si era detto, poi non si è fatto, di andare verso un bicameralismo europeo che vedesse una Camera eletta dai cittadini, che è l'attuale Parlamento europeo, e una seconda Camera, Senato, non Senato, chiamatelo come volete, in cui fossero rappresentati i parlamenti con una elezione di secondo grado, come oggi è il Consiglio d'Europa. È un'ipotesi, se ne è parlato a lungo, poi non si è fatto. Se non si è fatto ci sono stati motivi, allora ragioniamo in altro modo. Ma io sono vivo da 1994 la vita di parlamentare italiano. Le occasioni in cui il Parlamento italiano discute effettivamente di quello che l'Europa decide e fa sono rarissimi, anche se abbiamo una commissione dedicata all'Unione Europea, la quale commissione lavora, ma il resto del Parlamento è del tutto, come dire, estraneo al lavoro della commissione. E non c'è quindi la sensibilità. E quindi ogni qualvolta si pone un problema di assumere una decisione che trasferisce una quota anche minima di responsabilità e di titolarità a un'istituzione europea, immediatamente scatta il meccanismo: ah, ma noi perdiamo. Non stiamo perdendo, stiamo mettendo insieme, che è un'altra cosa, esattamente, ho fatto già degli esempi, non voglio essere lungo. Quindi io penso che c'è un problema di battaglia culturale e di modifiche istituzionali nella direzione di un rapporto più stretto tra Parlamento europeo e Parlamento nazionale. Grazie mille, onorevole. E Rosa, tu ti sei occupata tanto di istituzioni europee, di relazione fra politica interna degli Stati membri e politica estera. Quanto diceva Fassino riguardo l'idea che l'Europa potenza può effettivamente conciliare, se viene condotta una campagna culturale efficace, e la necessità di un'Europa più unita, più coesa, con la domanda o le ansie di chi in Europa si sente spodestato, espropriato, non sufficientemente protetto. E cosa pensi di questa ultima soluzione, o quantomeno proposta, istituzionale? Può effettivamente servire?
Voglio chiudere con una nota ottimista. Quindi sì, ma soprattutto quello che mi è piaciuto di quello che ha detto l'onorevole, anzi tutti e tre i relatori, è stata l'insistenza sulla dimensione normativa e sull'importanza delle democrazie. Quindi lavorare tra, migliorare il lavoro tra parlamenti nazionali, Parlamento europeo, istituzioni europee è assolutamente fondamentale. E quindi concludo, diciamo, magari passo un pochino indietro, uscendo dal dibattito istituzionale su voto a maggioranza qualificata o come risolvere le tensioni interne, e qui c'è la nota positiva. Biden ha detto che stiamo vivendo in un contesto di contest, ha usato questa parola, tra democrazia e autoritarismo. La democrazia è in regressione a livello globale, l'autoritarismo invece sta aumentando, ma il desiderio di democrazia non è in regressione. Noi abbiamo visto in questi ultimi 2 anni, con la pandemia, una grande richiesta da parte dei cittadini di istituzioni democratiche, di riforme politiche, di lotta alla corruzione, di riconoscimento delle identità. Stiamo vedendo a livello globale delle grandi tensioni in questa direzione. E io penso, e qui mi riferisco a quello che dicevo io all'inizio, l'Unione Europea ha identificato quali sono le sfide sistemiche e non necessariamente quelle geopolitiche. Le sfide sistemiche sono quelle dove si discute il futuro. E quindi, tornando a quello che diceva l'onorevole Fassino per quanto riguarda i parlamenti, quello che diceva l'onorevole Grande per quanto riguarda i valori, e anche a quello che diceva Sibyl per quanto riguarda la soft power, se l'Unione Europea riesce ad investire e a migliorare la sua tenuta democratica, diventa un attore internazionale di grande rilievo e di grande attrattiva, capace di dare le vere risposte a quelle che sono le vere sfide sistemiche. Il nazionalismo, secondo me, sarà in regressione, non può rispondere alla natura dei problemi che abbiamo. La natura dei problemi, l'abbiamo detto, clima, migrazioni, sono tutte transnazionali, e esiste una società civile transnazionale che vuole affrontare queste tematiche in questo modo, e questa è la generazione del futuro. Quindi investire sulla democrazia in Europa significa dimostrare al mondo che si possono fare le cose in maniera diversa, significa trovare le risorse, come è stato fatto per contrastare la pandemia, per fare quell'investimento sulle sfide sistemiche, e significa farlo in una maniera aperta rispetto al resto del mondo, tramite l'engagement di cui parlava Sibyl, e attraverso il potere di regolamentare a cui facevi riferimento tu, che si chiama The Brussels Effect, no? Questo libro famoso della mia collega Anu Bradford, su come l'Unione Europea in realtà riesce a proiettare alcuni elementi di forza che magari sono quelli meno classici, sono quelli meno evidenti, che però sono trasformativi sul resto del mondo. Grazie Rosa, abbiamo, è anche inusuale ma incoraggiante per una volta tanto finire una sessione sull'Unione Europea su una nota positiva e ottimistica. Io vorrei ringraziare te Rosa, l'onorevole Fassino, l'onorevole Grande e Sibyl Bauer da Sibri per essere intervenuti, naturalmente a EU News per aver organizzato l'evento e all'ufficio tecnico per aver risolto in breve il piccolo problema che abbiamo avuto. Io sono Riccardo Alcaro, coordinatore delle ricerche dello IAI, vi ringrazio per aver seguito questa sessione e auguro buon pranzo a tutti.